Chi è Bai? Bai è la protagonista di Nimble Fingers ed è un'operaia del, della Canon in Vietnam ed è una ragazza che è emigrata dagli altopiani del, del nord del Vietnam ad Hanoi dove c'è il più grande parco industriale di produzione dell'elettronica giapponese in Vietnam. E bai rappresenta un po' il simbolo delle, delle giovani operaie oggi in Vietnam è Il simbolo di, delle operai migranti che vengono da, dalle lontane montagne sperdute che oggi vedono un, un crollo dell'economia uh, dei villaggi a uh, base prevalentemente rurale. E migrano in queste, me, queste grandi metropoli che ormai stanno avendo uno sviluppo repentino e una trasformazione pazzesca e si ritrovano catapultati in questo mondo che si vede nei Molfingers, che sono queste Mega fabbriche, questi dormitori che sono intorno a questi parchi industriali in cui le, le giovani operaie vivono, e, o per meglio dire, sopravvivono. Perché Dita Agili? Dita Agili perché nasce da un. Uh, Nimble Fingers è il frutto di una lunga ricerca fatta in Vietnam, frutto di tante interviste fatte sia alle, alle operaie, a molte operaie e qualche manager delle, delle grandi multinazionali. Canon è stato solo un esempio che è capitato nel film ma il processo produttivo è lo stesso e Nimble Fingers è nato da un'intervista fatta a uno dei manager perché all'occhio proprio è evidente in Vietnam si vede anche nelle immagini di Nimble Fingers che la stragrande maggioranza degli, operaie, degli operai sono donne e alla domanda al manager del perché sono tutte donne e gli ho detto perché le donne hanno dita agili e slow mind, cervello lento, quindi sono più facili da governare, sono più facili da sottomettere, hanno più paura, sono meno inclini a organizzarsi politicamente. E quindi il film è tutta un'indagine alla scoperta di questo stereotipo, quindi questo stereotipo di questa donna perfetta per il processo produttivo in fabbrica, come se fosse addomesticata e come se non soffrisse questa situazione. Rainbow Fingers ci rivela poi l'umanità che c'è dietro questo stereotipo, quindi un'umanità sofferente, una un umanità un'umanità che nel profondo ha bisogno di riscatto e che c'ha anche una rabbia che prima o poi un odio che prima o poi io mi auguro che esploderà. <ride>